Jetfest 2016, sono con Tita Morgante chitarrista. Morgante. Cominciamo, famo notte. Dai. Via, ripeto. Vieto la vista. Jetfest 2016, sono con Titta Morganti, con la I, chitarrista dei Mellow Toy. Che ci fai a Frosinone, Titta? Sono venuto a vedere i Corpi Clazzi. No, non si dice. No, i Corpi Clani. Allora, c'è scritto, bravo, sai leggere, questo mi sembra un dato fondamentale dal quale partire. Ma la cosa importante, Titta, è che a giorni Mellow Toy prenderanno l'aereo e partiranno per gli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti, perché c'è la Konya Fest. Esatto, andiamo a farci un giro. Siamo con Seven Dust, con un po' di gente, ci divertiamo. Tra l'altro è un fest molto particolare, no? Che rispecchia anche un po' il vostro spirito bikers, so. Siamo tutti un po' mezzi motociclisti, infortunati vari, eccetera, eccetera. Con un'età anche. Esatto, e quindi no, sarà bello, un festival, c'è freestyle, moto di tutti i tipi, grandi concerti, quindi sarà figo. Ricordiamo che i Mellow Toy hanno cambiato tra l'altro cantante da poco, ci sono anche un po' di tumulti in line up, però magari queste sono delle notizie che emergeranno successivamente. Non ridere e non ti girare perché pare brutto. Come è andata in questi giorni, insomma in questi mesi, più che altro l'alchimia anche con Simone, come vi siete trovati e combinati? Bene, bene. Sta recuperando, cioè ha imparato tutto praticamente in pochissimo tempo, e rispetto alle prime date sta andando alla grande, quindi ci troviamo da Dio, si muove bene con Emi, interagiscono bene, siamo felici. Tra l'altro è terminato da poco il Dead Colors Tour, che vi ha portato un po' in giro per l'Italia, no? Esatto, a spasso a destra manca. Sì, l'abbiamo girato più o meno tutta, adesso abbiamo finito, riniziamo con gli estivi e andiamo prima negli Stati Uniti, poi Romania e un po' di cose in giro per l'Italia che ancora non ti posso dire. Ah, tanto lo saprò lo stesso, perché ho un mio contatto in un'agenzia di booking. Ah sì? Comunque, Lice, siamo fermi a Lice fondamentalmente, l'ultimo album dal punto di vista delle produzioni? Ma aspettiamo un pochettino. No, dovremmo iniziare a scrivere, a dire la verità, però non ne abbiamo voglia. Ah, bene. Abbiamo voglia di suonare e quindi facciamo passare l'estate, poi magari ci diamo addosso. Senti, Titta, questa intervista non la si può non concludere con una parola fatta di tre lettere, che è oro. Grazie.